litorale di Vizio Flegreo e Drago Versano. E quindi adesso sto dando il mio contributo a Pandora perché credo che sia necessario informare le persone di quello che si può fare, che si è fatto, che si potrà fare praticamente. Quindi parliamo di un termine che oggi viene diciamo inflazionato, le bonifiche. Più che di bonifica bisognerebbe parlare di... Sì, secondo solo, bisogna parlare di messa in sicurezza per la bonifica, perché il termine bonifica è un termine molto ampio che racchiude in sé vari significati collegati gli uni agli altri. Quindi quello a cui tengo a precisare è che la messa in sicurezza per la bonifica deve essere localizzata sito per sito, perché probabilmente ogni sito è diverso dall'altro, anche se sembrano molto simili come approccio tecnico. Quindi vi farò vedere, almeno spero brevemente, quello che è stato fatto diciamo dal 2002-2008, anzi quasi fino al 2009, per quanto riguarda lo studio del litorale Domizio, Flegreo e Acqua Versano, in particolare tutta la diciamo, caratterizzazione di una serie di siti definiti inquinati. Siti che erano in effetti di varia natura, principalmente ex cava fossa abusive, cioè praticamente cave la cui attività non è stata mai autorizzata e neanche tantomeno il loro riempimento. Quindi uno sfruttamento del territorio alquanto inadeguato rispetto poi anche alle varie normative che si sono succedute. Parliamo ad esempio del decreto ministeriale 471 del 99, poi trasformato, si è ampliato sino al 152, l'ultimo decreto che poi è in corso sull'ambiente. Quindi parlando appunto diciamo delle discariche abusive e quindi di queste ex cave a fossa, in effetti parleremo anche di progettualità approvata e validata dagli enti di controllo. A suo tempo, se ben vi ricordate, c'era il commissariato emergenza bonifica e tutela delle acque, praticamente, che insieme ad Enea, insieme al Ministero dell'Ambiente, approvava dei progetti. Quindi dei progetti che poi sono diventati esecutivi, cioè in effetti realizzabili, cantierabili, con tanto di computo medio, con tanto di progettualità, con tanto di approvazione e di validazione. Quindi ciò che noi dobbiamo andare ad oggi diciamo, a focalizzare la nostra attenzione è senz'altro il contatto acqua di falda rifiuti. Perché? Perché la particolarità dell'inquinamento del sottosuolo, bene, è legata innanzitutto alla profondità, è legata alla presenza di rifiuti, quindi praticamente in un volume di rifiuti all'interno del terreno, del loro contatto con le falde acquifere, e principalmente poi si deve fare un'analisi locale, sito per sito, della falda, perché per la maggior parte di queste cave a fossa abusive non autorizzate, successivamente riempite, lo ripeto sempre, parliamo di una falda, tra virgolette, superficiale, di una falda detta anche, qualcuno mi può anche correggere, azimutale, ovvero legata alla piovosità. Pertanto è una falda abbastanza esigua. Ripeto, l'esempio che farò vedere adesso molto brevemente riguarda esclusivamente un sito che ricade nella provincia di Caserta e che ha una particolarità riscontrata anche in altri siti, ovvero quello di una falda che si trova tra i 12 e i 18 metri di profondità. Pertanto focalizziamo la nostra attenzione sulla messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, dove bisogna scongiurare al 100% matematicamente il contatto acqua di falda rifiuto. Anche perché l'unico elemento di veicolazione di eventuali inquinanti dal suolo al soprassuolo, nel caso ce ne sia, o da una zona all'altra nel sottosuolo, è l'acqua. Pertanto non abbiamo altro tipo di trasmissione. Sì, vabbè, vado avanti perché queste qua già l'ho dette. Ecco, esordisco con questa slide facendovi vedere
in effetti che, ecco, parliamo di questo sito appunto nella provincia di Caserta, nel comune di Villa Viterbo, dove abbiamo un'estensione di circa 10.000 metri quadri. La profondità del cumulo, della base del cumulo è di circa 15 metri, parliamo di 15 in alcune zone, 17, 16, 18, cioè mediamente tra i 15 e i 16, e la profondità della falda approssimativamente a 11 metri quadri. Da premettere che tutte le messe in sicurezza permanenti effettuate dal sottoscritto e da altri tecnici sono state approvate presso il Ministero dell'Ambiente. Principalmente qui abbiamo messo una delle conferenze dei servizi decisorie, la conferenza dei servizi decisoria è quella operativa che il Ministero mette, dove riteneva approvabile il progetto di messa in sicurezza. Quindi partire con la bonifica, quindi messa in sicurezza per la bonifica. E da qui praticamente vi farò vedere, sempre in riferimento al discorso di scongiurare il contatto acqua di falda e rifiuti, quello che abbiamo fatto e quello che è stato fatto in effetti per, affinché ci sia questo isolamento. Naturalmente parliamo di un sottosuolo, neanche detto suolo, estremamente vulcanico, di natura vulcanica, però in alcune zone abbiamo anche un'interconnessione tra il vulcanico e l'alluvionale praticamente, quindi abbiamo la cosiddetta eteropia di facies, principalmente ciò si perpetua nella piana del Volturno principalmente, quindi anche nella provincia di Caserta, in parte anche quella di Napoli, in via diciamo tangente. Ecco, io adesso vi farò vedere tre casi di studio, li ho chiamati casi di studio ma sono dei progetti esecutivi alla fine, per far capire, per trasmettere al pubblico praticamente quello che sono state e lo stato dell'arte che ad oggi sia il Ministero dell'Ambiente sia la Regione Campania hanno. In effetti questo è proprio quello che loro hanno, quindi hanno una coscienza di quello che è stato fatto, sia tecnica che procedurale. Perché ripeto, portare avanti un discorso di messa in sicurezza non è solo un problema di tipo tecnico, ma è un problema anche di tipo amministrativo, perché si agisce su suoli privati, su suoli pubblici e privati, su suoli che prima erano pubblici, poi sono diventati privati, e quindi tante altre cose. Sono situazioni davanti alle quali ci siamo trovati spesso. Quindi, oltre al tecnico e ai tecnici, c'era bisogno di avvocati e giuristi che ci dessero comunque una mano. Una premessa con cui probabilmente qualcuno anche non sarà d'accordo, la premessa è quella che quando viene effettuata una messa in sicurezza principalmente di